Ti mostro come fare un'insalata di patate fredda ed estiva alla genovese. Per prima cosa bisogna cuocere le patate, quindi metti le patate in un pentolino, esse pesano 417 grammi, con circa mezzo litro di acqua a temperatura fredda di rubinetto. Ora bisogna cuocere le patate fino a che la polpa si intenerisce, quindi per vedere se le patate sono cotte fai una prova a forchetta. Se le patate non oppongono resistenza alla forchetta, allora le patate sono cotte. Io le ho lasciate intiepidire dentro l'acqua stessa di cottura prima di andarle a sbucciare e si sbucciano facilmente, vedete come viene via la buccia senza scottarsi le dita. Una volta sbucciate le patate mettile da parte, perché ora io, utilizzando i fagiolini in scatola sciacquati e scolati, essi sono già pronti in quantità di 220 grammi. Io li sto tagliando a pezzi di circa le stesse dimensioni che poi andrò a tagliare le patate. La dimensione deve essere comoda per poi essere mangiata. Dopo aver trasferito i fagiolini in una bowl, bisogna tagliare le patate in bocconcini. Le patate ora sono quasi completamente a temperatura ambiente. Tagliale con delicatezza e trasferiscile assieme ai fagiolini tagliati sulle verdure. A questo punto va messo un pizzico di sale e anche del pesto. Io utilizzo quello già pronto del barattolo di vetro e mettine in quantità QB. Io ne ho messi 69 grammi e ho mescolato, dato che sto utilizzando un pesto già pronto e di solito sono carenti in pinoli. Ho deciso di tostare in una padella 15 grammi di pinoli per circa 4 minuti. Insomma, quando vedi che l'olio esce un po' dai pinoli lucidandoli e i pinoli prendono colore, allora sono pronti. Mi raccomando, mentre tosti mescola di sovente. Tostati i pinoli, mettili su un tagliere e comincia a tagliarne più della metà. Io ho deciso di tenerne qualcuno intero, invece tutti gli altri li ho ridotti a granella. Mescola dopo aver aggiunto i pinoli all'insalata e lascia insaporire in frigo le patate per qualche ora. Questa che hai preparato non è solo un'insalata, ma puoi anche utilizzarla per condirci la pasta. Comunque abbiamo terminato per oggi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti così ne vedrai subito di altri appena escono. Ciao!